Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Bentornati, questa è la seconda puntata della nuova rubrica che abbiamo dedicato alla nostra personale visita alle varie aree sosta camper in giro per l'Italia. Le proviamo per voi e vi facciamo sapere se sono belle, brutte, utili, non utili, e diamo i voti alla fine. Quindi se volete vedere i nostri voti, state fino alla fine del video. E ricordatevi di iscrivervi al canale. Questa puntata, questo video collegato al precedente, che se vi siete persi ve lo lasciamo qui nella in alto a destra, perché abbiamo lasciato l'area precedente di Martina Franca senza poter fare acqua e scarico, perché non funzionava nulla. Tra l'altro sono arrivate delle delucidazioni in merito all'area dall'azienda che ha costruito, che ha fornito i servizi dell'area, e li trovate nel primo commento del video. Quindi se volete andarvi a leggere più notizie su quest'area, ne sono venute fuori delle belle. Ma andiamo avanti, in questo nuovo video vi facciamo vedere ben due aree sosta, una dietro l'altra. Le abbiamo beccate perché avevamo bisogno di fare acqua, carico e scarico. Dove siamo? Siamo sempre in Puglia, diciamo nella parte un po' più alta della Puglia, provincia di Taranto, Bari, giù di lì, ecco. C'è da dire che ovviamente stiamo cercando delle aree sosta, pagamento non ci sono, non c'è nulla, non ci sono campeggi, e le uniche cose che abbiamo trovato sono queste. Ciao amici, per la serie le aree sosta più belle d'Italia siamo di nuovo in un'area sosta, questa volta enorme, nel comune di Ginosa. Le colonnine dell'elettricità non funzionano, l'acqua adesso vediamo se funziona o no, speriamo di sì. Proviamo. Lì lo scarico è tutto pieno di immondizia. L'acqua c'è, almeno l'acqua c'è. Ci sono bagni e docce, ma è tutto chiuso, lasciato andare. Ma più che altro è pieno di spazzatura ovunque. Sì, beh, spazzatura ovunque. L'avevano fatta bene con le colonnine, le cose, poi l'hanno lasciato tutto andare. Pensavamo di poter stare qui per questa notte, ma ci sposteremo. Cioè, non ti viene voglia di stare qua. Mercato. Ah, è la piazza del mercato? Secondo me sì, perché è pieno di frutta, di verdura buttata lì. Ah, ok. Ah, ma infatti guarda, questi sono i segni dei banchi del mercato. Questa è la piazza del mercato. Eh sì, è la piazza del mercato. Là, roba. Dove là? Là. Cosa c'è? C'è tipo dei buchi per terra, spazzatura, poi c'è una cisterna di non so cosa chiusa con un tronco. Una roba, un degrado incredibile. Di quest'area si capisce bene l'utilizzo, anche se su Park4Night c'è scritto che un giorno a settimana è dedicata al mercato, quindi è a tutti gli effetti un'area sosta camper un po' dismessa, ecco, diciamo. I commenti sono diversi, qualcuno dice che quando è andato funzionava, qualcuno dice di no. Boh, ma almeno qua l'acqua c'era. Almeno qua l'acqua c'era, siamo riusciti a fare acqua e anche a scaricare, quindi esatto, insomma. Quindi già dai qualcosina in più c'era. Quindi già hai qualcosa in più. Emanuela, votiamo per l'area di Ginosa. Area di Ginosa per me è un 6, una sufficienza, perché comunque l'area c'era, l'acqua c'era, lo scarico si poteva fare, cioè i servizi basilari c'erano. Sì, poi lasciamo stare la tristezza del posto, anche un po' la spazzatura che c'era ovunque, però 6 per me va bene, dai. Per me il voto per l'area camper di Ginosa, io gli do un bel 6, un sufficiente. Anche tu hai dato 6, giusto? Sì. Ok, sì. 6 perché comunque i servizi minimi, carico scarico, si possono fare. C'è da dire che abbiamo dovuto fare lo scarico e poi metterci con la pompa a lavare noi lo scarico. Però l'acqua c'è, siamo riusciti a fare i servizi. A noi l'elettricità non serve, a qualcuno magari serve, però insomma per noi è un 6. Ciao ragazzi, siamo alla terza in questa area sosta, quindi seconda area sosta di questo video. Com'è questa area sosta? Potrebbe essere molto molto bella, peccato che anche qua non funziona nulla di nulla, neanche i lampioni di notte si accendono. Peccato perché è molto bella l'area, è nuova, è stata fatta anche molto bene. Sì, purtroppo anche qui è tutto lasciato andare, tutto dismesso, l'acqua non funziona, lo scarico delle grigie non c'è, c'è lo scarico delle nere ma non c'è l'acqua, cane, ci sono branchi di cani randaggi che passano, peccato perché la zona qui è molto bella. Sì, c'è anche l'oasi Lipu e dei sentieri trekking che vanno nella gravina, molto bello però...
Ma che cos'è esattamente la gravina? Ve lo spieghiamo subito. È praticamente un canyon simile a quelli americani, dove vivono diverse specie di uccelli anche rare, tra cui il capovaccaio, che non è nient'altro che un avvoltoio. Boh. Neanche i lampioni sono accesi, sì, di notte. Boh. Esatto. Infatti la notte è buio pesto. Non c'è nulla che funziona. Incredibile. Comunque siamo stati qua due notti, tranquillissimo, a parte auto che vengono qui a imboscarsi di notte a fare cose. Sono nella cabina di Goldie, ecco, giusto per farvi vedere, ho la luce accesa, giusto per farvi vedere. Ora spengo la luce. Ecco, ci sono i lampioni. Ma è tutto buio, completamente buio. Peccato. Peccato, purtroppo è perché così. L'area è molto bella. Pasta al pesto, pesto la pasta. Scusami. Poi la gente diceva che eri tu a interrompere me, ora sono io che interrompo te. I ruoli no, si sono capovolti. Il problema è che sei sempre stato così, ma tu fai vedere solo quello che vuoi. Manu mi ha detto, tu nei video devi far vedere tutto, non solo quello che vuoi tu, e adesso faccio vedere tutto. L'ho appena interrotta, stava dicendo che anche il freddo è arrivato qua. Oggi è arrivato l'inverno, guardate che grigio, mannaggia. Più saliamo e più fa freddo. Ciao, ciao Salento, ormai. Perché secondo me anche lì fa freddo. Sì. Ma alla fine pensavo di averne fatta poco, invece ne ho fatta tantissimo. Il nostro amico Montepulciano d'Abruzzo, DOC, immancabile. Lo riconosci per il cinghiale. Comunque qua c'è un sacco di scarpetta da fare. Non e so noi non abbiamo più il pane. Guarda. Anche il parmigiano sta finendo, tra l'altro come potete vedere e sentire. Allora abbiamo Cinebasta ormai praticamente acceso, non dico H24 ma quasi. Fa freddo qua. No, di notte no. Di notte no, anche se stanotte... C'è freddo. Notte devo dire che ho fatto freddino, eh. Quando ci siamo svegliati questa mattina sono sceso perché tra l'altro faccio questa operazione cavalleresca, io al mattino scendo per primo e accendo il Cinebasta per scaldare l'ambiente. Vabbè, poi sembra il minimo, cioè, oltretutto eri pure fuori tu. Esatto. Ma ritorniamo a parlare dell'area sosta. Qui la situazione invece, ragazzi, è gravissima, perché ho scaricato la cassetta del bagno, delle acque nere, la cacca e la pipì, e lo scarico era intasato e mi è tornato tutto indietro, mi sono quasi fatto la doccia. Questa è una roba veramente inaccettabile. Questa è la situazione dello scarico, è imbarazzante. Non si può vedere, qua crollata una roba. Che perlomeno dovreste mettere un cartello, area fuori uso. Tra l'altro siamo andati a leggere i commenti su Park4Night, è dal 2021 che l'area fuori uso, cioè ci sono tanti commenti anche di tanti stranieri che dicono le stesse cose che abbiamo trovato noi, cani randagi, l'area fuori uso, non funziona nulla, di notte non c'è la luce, la situazione è veramente fuori controllo. Che peccato. Sì, perlomeno ci vorrebbe un cartello area fuori uso, non lasciarla così. Oltretutto situazione cani randagi veramente veramente pesante, non sembrano aggressivi anche dai commenti di altri, però sì, in questa zona della Puglia ne abbiamo visti veramente veramente tantissimi. Proprio anche a branchi, di qualsiasi razza, tipologia, piccoli, grossi, alcuni proprio anche 4-5 cani insieme. Sì, la situazione è veramente fuori controllo. Fa anche dispiacere, perché comunque non dovrebbero essere lasciati così, no? No. Allora c'è da dire che quelli di quest'area non sembrano molto denutriti, quindi probabilmente qualcuno gli dà da mangiare, e quindi probabilmente forse sono liberi e vivono meglio piuttosto che chiusi in un canile, perché comunque qualcuno li nutre. Però c'è anche da dire che abbiamo letto dei commenti di altri che sono arrivati qui nell'area con il cane. Insomma, il cane è stato non aggredito, comunque insomma. Poi magari hanno delle malattie, non lo so. Esatto. Cioè non è che sia proprio il massimo. Non è il massimo, ecco. Diciamo che il comune dovrebbe prendersi cura, secondo la legge, dei cani randagi, del randagismo. Non ci sembra il caso di chiamare comune o ufficio turistico cosa, perché abbiamo capito che l'area è dismessa dal 2021. Quindi a differenza di quella di Martina Franca, che è attiva ma non è collegata, non funziona, questa è proprio dismessa completamente, però ci vorrebbe almeno un avviso. Ma sicuramente evitare... tanti li avranno già avvisati, figurati. Sì, però la situazione veramente, sono sicuro che in tanti
non dormirebbero al buio in quest'area così. Noi abbiamo dormito per ben due notti. Ben due notti circondati dai cani che abbaiavano di notte, però noi non ci dava fastidio. No, però è un vero peccato perché l'area è molto bella, è grande, è in un bel posto, ci sono dei bellissimi sentieri trekking nelle vicinanze, quindi è proprio un peccato. Poi c'è questa gravina che tra l'altro è abbastanza unica in Italia, quindi... Boh, peccato, andiamo a votare anche quest'area. Voto per area camper di La Terza, area camper, quello che ne rimane, insomma, quella cosa lì, quel prato, quel parcheggio. Sarò molto larga di manica. Poi dicono che sei larga di manica. E darò un bel 4. Per me è troppo, come 4? 4 regalato. 4 regalato. No, allora, 4 perché, vabbè, al di là di tutto il disagio dell'area, però l'area era in una bellissima posizione nel verde, vicina dei sentieri trekking, all'oasi Lipu, quindi per quello per me comunque vale anche la pena fermarsi una notte per farsi un giro. Comunque il parcheggio c'era, era in piano. Beh sì, questo quindi, sì. Era anche abbastanza ben tenuto, quindi 4, però per il resto proprio... Per me non era classificabile. Non volevo neanche dare un voto, però Manu mi ha detto no, dai, dobbiamo dare un voto e quindi per me è 1, il minimo. Do 1 perché? Perché fai scarico della cassetta e non ti può arrivare la tua stessa cacca indietro sui piedi rischiando di riempirti. Cioè ho fatto un salto indietro per non lavarmi, non ha senso, non si può, devi mettere un cartello che sei tu fuori servizio o chiuderla, mettere il nastro bianco e rosso, insomma, trovare un sistema. Questo per me è inammissibile. Poi la presenza dei cani randagi, non si sa, non si capisce, se non riescono a trovare una soluzione, poi non funziona nulla, per me è un 1. Ok, è bella vicino a questa gravina, una delle più belle d'Italia, l'oasi Lipu eccetera, però poi mi crolli, insomma, così, alla fine rimane un parcheggio normalissimo. Grazie a tutti anche per questo video, ovviamente... Così, esatto, un po' tra l'ironico e il surreale, insomma, il grottesco, perché ecco, insomma, situazioni veramente fuori da ogni logica. Speriamo nei prossimi video di questa rubrica di farvi vedere delle aree soste invece fatte bene, perché ce ne sono tante in Italia, sì. Ne abbiamo visitate tante, quindi non è che ci sono solo aree che non funzionano, ce ne sono anche tante altre fatte bene. Diciamo che ne abbiamo imbroccate 3 su 3, ecco, però va bene. In dai. Questa zona è un po' così, però... E ripeto, non c'è altra scelta, non è che ci sono aree sosta a pagamento dove andare o campeggi, è tutto chiuso, non c'è proprio nulla, per cui insomma la scelta era questa. Bene, grazie a tutti e ci vediamo con il prossimo video.